benvenuto da parte di Sant'Orso, che mi conosce, sono Alessandra Bonotto, assessore alla cultura, e do il benvenuto veramente a voi, vi ringrazio di essere qui, di aver partecipato a questo incontro, che è l'ultimo della serie di conferenze che abbiamo organizzato quest'anno legate alla mostra, in particolare alla mostra che se volete vedere, se non avete già visto, che è ancora in atto al Museo Archeologico. Abbiamo qui preso, volevo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di queste conferenze, in particolare a chi ha contribuito e ha voluto fortemente questo incontro, ci ha aiutato a poterlo realizzare, che è il CIF, il Centro Italiano Femminile. Alcuni rappresentanti sono qui presenti, li ringrazio vivamente. Ringrazio come sempre il gruppo archeologico, che è il gruppo che ci sostiene e che senza di loro non riusciremo di certo a fare certe iniziative. Ringrazio Anna Della Vecchia, che è la nostra archeologa, che è curatrice del museo. E ringrazio tutti coloro che sono qui presenti, che sono in qualche modo hanno lavorato e pensano e lavorano per il nostro museo. Non c'è da presentare, perché siete tutti qua perché la conoscete e siete solo curiosi di scoprire il mondo del Visso e di Chiara Vigo. E buon pomeriggio. Allora, è stata una bella accoglienza, io da un paio di giorni sono qua, in mezzo alla vostra gente, ho avuto modo di vedere un po' col mal di cuore le vostre aziende di tessuto e di filatura, lasciate andare, non curate, almeno come musei, la Nerossi non può stare con quel casseggiato senza che si è riconosciuto tutto quello che quegli operai hanno fatto. Siete il paese della seta della terra e avete pensato che era inutile che trasferiste ai vostri figli quello che già era. In cambio di che cosa? Mi chiedo. In cambio della comodità, del posto fisso, dell'industria, in cambio di cosa non gli avete dato quello che era prezioso? La seta del vostro Baco, che come la vostra non ce n'è, neanche quella cinese è uguale. Perché avete pensato che i vostri figli, che io ho visto stamattina, i vostri nipotini, che sono riusciti a strapparmi un pezzo per Sant'Orso, mi hanno obbligato col loro amore e io tesserò un pezzo per la città di Sant'Orso, starà nella città di Sant'Orso. Ho chiesto solo di trovare ai bambini di trovare il filo di seta di Sant'Orso che faccia da fondo al filo dell'acqua di Chiara Vigo, in modo da unire e mettere assieme la terra e l'acqua per fare anima. Tessere non è muovere il telaio, tessere è costruire anima. Guardate dove io vivo e cosa io faccio nella mia terra. Eppure la mia lavorazione è solo nelle mie mani. Io sono l'unico maestro al mondo a costruire. Allora, come avete visto, io vivo in un posto dove l'acqua è trasparente fino a 30 metri d'acqua e nella prima luna di maggio, quando il mare viene attraversato naturalmente dal vento di scirocco e vento di levante, io posso scendere in acqua, posso sollevare l'animale, tagliare quello che mi serve e rimettere a fondo. Prima di allora non è possibile farlo. Quindi si possono raccogliere 300 grammi di grezzo che diventano 30 grammi di visso pulito, che diventano 12 metri di filo ritorto, che diventano un pezzo che viene poi da me donato a uno dei musei della terra.
E così abbiamo lo stemma di Collegno, di Coazze, di Bergamo, di Barletta, di Brindisi, di Taranto e di Lecce. L'elefante di Catania, l'angelo in Santa Croce di Firenze, pavoni e spodelli per le donne di Roma la Sapienza, il rosario di Papa Benedetto XVI, la stola di Papa Wojtyla, la cravatta di Bill Clinton a Washington, il canguro di Sydney, la Natività a Calcutta. Sant'Orso, adesso vediamo cosa disegnano i bambini. Così la prossima volta posso dire c'è il pezzo di Sant'Orso. E... una cosa è vedere il filo dell'acqua che nasce dalle dita di un maestro nel filmato, altra cosa è vedere il filo dell'acqua che nasce dalle dita di un maestro e lo fa nascere da un milligrammo di visso, nasce il filo dalle sue mani in diretta. Adesso io lo farò nascere in diretta. La pinna nobilis vive 25 anni, come avete visto raggiunge altezze di 1,10 m, è l'antico tessuto del mondo, il tessuto dei re. 29 di Esodo, quando Dio vuole le fode del sacerdote Aronne, lo vuole in visso, ritorto, sbiondato in succo di cedro, ricamato a vari ricami tessuti, quello che faccio io oggi nella mia stanza, senza modificare niente. Il visso passa di maestro in maestro col giuramento dell'acqua. Il giuramento dell'acqua recita: ponente, levante, maestro e grecale, prendi la mia anima e buttala in fondale, che sia la mia vita per essere, pregare e tessere, per ogni gente che da me viene e da me va in terra di Sardegna. Senza terra, senza nome, senza confini, senza colori, senza denari. Per essi tesserò il filo dell'acqua che a tutti apparterrà. Sarà di donna e bimbo il mio pregar dell'alba e il mio pregar di sera di uomo che li accompagna. Da essi riceverò quanto vorranno e potranno per il mio viver sano in libertà. Nel nome del leone, dell'anima mia e del grande padre, così è, io giuro. Contro questo non conosco nessuno. Ho le unghie più lunghe di un leone per difenderlo. E lo difendo con i denti. Il visso non si vende e non si può comprare. A nessun prezzo. Io sono già miliardaria, ho la responsabilità di conservare per chi verrà quello che già era, senza modificarlo, senza fare denari. Sono già miliardaria, ho un marito che mi ama da 30 anni, ho due figlie stupende, sane. Maddalena dopo di me continuerà la strada, io viaggio tra una Maddalena che era mia nonna e una Maddalena che è la mia seconda figlia, viaggio tra due Maddalene. E cosa dire? Mi dispiace molto quando chi ha la nostra età o anche un po' più su pensa che sia inutile insegnare le cose ai giovani. Non è vero. Io oggi a pranzo, sono stata ospite di una famiglia, ho assaggiato un formaggio buonissimo e ho detto al fautore del formaggio: hai insegnato questo a tua figlia? E lui mi ha guardato come per dire no, o sì, o forse sì o no. Le dovete insegnare tutte quelle cose che conoscete. Chi ha lavorato nelle filande o chi ha sentito il racconto dei nonni, lo scriva, toglieranno gli orari di lavoro, lo scriva per chi verrà, se no si perde la memoria,
nessuno cammina ed è popolo se non ha orme di storia da conservare. Nessun lavoro, neanche il più umile, non è degno della scrittura successiva. Se no gli archeologi diventano matti fra mille anni a capire. E poi fanno le deduzioni, e invece se voi scrivete, invece che fare le deduzioni, ci arrivano giusti giusti. Quindi mi piacerà di conoscere un po' di più dalla storia della gente. Ho armato i vostri nipoti stamattina, eh? Quindi aspettatevi che vi chiedano tutta la storia della seta dei loro paesi. E vi ho armato tutti i bambini delle scuole elementari e non ve la scampate. Perché ho detto, io tesserò il pezzo di Sant'Orso se quando tornerò voi avrete portato via ai nonni le storie e le avrete scritte. Adesso sono tutti affari vostri perché io me ne vado, ma i vostri nipoti restano. Allora, vediamo in diretta. Guardate, questo è un bioccolo di mia nonna, quindi quando si pescava l'animale avevamo 40 cm di stoffa e mia nonna naturalmente ha potuto costruire il saio di San Francesco d'Assisi che è in Visso, quindi tutta la stoffa del saio. Questo è il bioccolo che vi posso permettere io, quindi io posso mantenere la tradizione, ma dovete capire che non posso assolutamente avere i suoi tessuti. Infatti, per costruire un 19x17 ci sono voluti quasi 5 anni di pesca. Pesa 2,5 grammi. E c'è tantissimo bisso. Ci sono tantissime ore di filatura e torsione. Adesso vediamo quali sono gli strumenti che uso, poi da vicino potete vedere tranquillamente i pezzi. Allora uso un cardo a spilli sottile e vediamo cosa faccio per liberare il bisso dalle scorie e vediamo quanto se ne perde, che è tantissimo, e quanto ne rimane, che è pochissimo. Invece della vostra gente mi è piaciuto molto il modo dalla battuta veneta forte e molto allegra che mi ha fatto compagnia questi giorni. Siete un popolo molto forte. Secondo me dovreste amarvi un po' di più. Fate finta di non essere forti, invece non è vero. Avete delle cose bellissime che dovete mettere in luce. Io inviterò la RAI a visitare questa zona perché avete dei musei veramente belli. Avete un museo con la storia della seta che ho visitato. Come si chiama quel paese? Malo. E dovreste farci visita tutti i giorni ai vostri musei. Non vi piace visitare i miei, eh? Mezzo capito che un po' vi ci annoiate, eh? No. Eh? Secondo me la parola museo vuol dire racconto di una storia. Niente è raccontabile se non è accompagnato dal patrimonio gestuale di visione. Perché se io vi dico che il bisso va cardato con un cardo a spilli e non vedete cosa faccio, è molto difficile che si possa capire. Allora, ma
scaldare col caldaschigli. Vuol dire che ogni volta che faccio un filo faccio questo. Che lì in fondo non riuscite neanche a vedere. Perché il bisso è talmente sottile che non si vede. Allora mi avvicino lì in fondo, vedete? È talmente sottile, è mille volte più sottile del nostro capello. È al massimo una grandezza di fibra di 2 cm. Quindi poi filerò un milligrammo e vedrete scendere il filo dal mio fuso. Ma devo poterle insegnare queste cose. Ah, un maestro non ha confine. Non serve che un maestro lo faccia da sé. Serve che un maestro lo insegni anche più giovane. Perché i giovani sono il sale della nostra coltivazione. Se non vuole insegnare la sua arte, non è un maestro. Non si metta quel nome davanti perché non gli compete. Un maestro deve regalare la sua vita al mondo, perché quello che ha in mano non è roba sua. Ho chiesto ai vostri bambini stamattina di chi è quello che zia Chiara costruisce e loro mi hanno detto tuo. Io ho risposto no, non può essere un'arte unica nel mondo mia, io sono lo strumento che quell'arte usa, perché abbiamo nel patrimonio italiano il bisso, quindi le mie tele sono dei giovani italiani, quindi non sono mie, non possono essere mie le mie tele, devono essere per forza dei vostri figli e dei vostri nipoti. Allora, la mia stanza è sorretta dalla partecipazione di tutti. Nella mia stanza non c'è e non ci sarà mai il biglietto d'ingresso, perché non esiste il biglietto della cultura. È ora di finirla. Un museo lo dobbiamo finanziare tutti, perché è di tutti, non è dell'archeologo che ci lavora il museo. L'archeologo è un mezzo, perché noi abbiamo conoscenza, ma il museo lo dobbiamo andare avanti noi. E poi smettiamola in Italia con questa demandazione di obblighi, perché noi con la scusa che c'è qualcuno al governo che deve fare, non facciamo. Il popolo siamo noi, non è il governo. Il governo ce li abbiamo messi noi. Non ci sono andati con le loro gambe. E ultimamente invece abbiamo un governo che non ce l'abbiamo messo noi. Quindi di cosa ci lamentiamo? Siamo scesi in piazza a dire che il governo lo vota il popolo? Non ci siamo andati. E quindi i nostri nonni ci avrebbero già preso a calci nel sedere. Però, perché se mia nonna sapesse che io c'ho qualcuno al governo, presidente del consiglio che non è stato votato, mi avrebbe detto: è per quello che ti abbiamo dato la libertà del 48, perché tu te ne fregassi e non facessi rispettare la Costituzione italiana, che non dice che ci deve essere un governo strano, dice che è il popolo che deve votare il governo, o sbaglio? No,
tanto il popolo non è capace di votare il governo, però forse è meglio che sia qualcuno che ci aiuta. No, ci dobbiamo aiutare noi. Il popolo vota il Parlamento, non il governo. Appunto. I governi non li ha mai votati. E il Parlamento te offende, il Parlamento. E te offende il Parlamento. Io vengo da un'isola, cari miei, dove i conti non mi tornano. Per esempio, l'avete visto quel bellissimo fondale con tutti quegli animali? Secondo loro, secondo il Parlamento e il governo e tutta questa gentaglia, lì dovrebbe passare il metanodotto e dovrebbe sfasciare tutto. E zia le l'ha detto che lì non passa. Io so andare a mare anche di notte. Se qualcuno vuole venire a rovinare a casa mia, si può accomodare, vediamo come ne esce. Io dico che non si accomoda a fare i disastri lì, però poi magari, siccome siamo 70.000 barche, possiamo anche decidere che da lì non passa. E siccome siamo un popolo di Sardegna, mi pare che disala conveni a girare al largo da lì. Però mia nonna diceva, qualcuno può provare anche l'emozione. La nostra legge dell'ospitalità recita, forse ai veneti piace la legge della nostra ospitalità, le nostre mamme ce la regalano col latte la mattina quando ci danno il seno. La nostra legge dell'ospitalità, signori, recita, l'ospite sia sacro, ma non padrone di casa tua. Scambia con lui la sapienza, la conoscenza, il pane, il vino e anche il letto. Ma sorto il sole ognuno torna alla propria terra dove conosce le proprie leggi. Cioè del tipo che se vieni a pranzo a casa mia mangi quello che ti cucino e non decidi tu cosa devo cucinare io in casa mia. Tipo così. Pressa poco. Comunque, tornando al filo dell'acqua, che è un filo difficile, io avevo 4 anni quando ho cominciato a muovere un fuso e ne avevo 3 quando sono entrata in acqua in apnea del fino con mia nonna, perché 54 anni fa nell'isola di Sant'Antioco non ce n'erano di negozi che vendevano bombole, storie e tutta quella roba lì. E secondo voi non abbiamo imparato a nuotare e a scendere in apnea perché non c'erano i negozi? Quando io vado con i ragazzi di biologia marina a mare, intanto che loro si sono vestiti io sono andata e tornata. Perché sono polelli, io sono più veloce sotto che sopra, sopra comincio a invecchiare, sono un po' lenta, però sotto mi fanno poca scuola, in ventenni. Abbiamo 1 mg, che può essere il ricavato ultimo della pesca di un anno circa. Il bisso non ha peso e non ha tacco. Chiuda gli occhi e metta la mano. Ce l'ha in mano, però non lo sente. Fai provare. Non ha peso e non ha tacco. Non si sente niente. Per provare. È talmente sottile che non si sente. Quindi Salomone, poveraccio,
Immaginate quanto filo è stato filato per fargli l'abito. Pensate che la mia tunica, quella che io indosso, io ho tessuta, ci ho messo quasi 2 anni, è di lana. L'ho tessuta perché ho chiesto ai ragazzi di imparare a tessere il panno di nuovo, ma sono molto impegnati e non tanto. Anche perché c'è la padrona del filo in sala, c'è una bambina piccola e per diritto della legge del fisso porterà il mio filo via. Quando sarà grande potrà, se vorrà, tornare nella mia stanza e che io sia o non sia più, verrà costruito per lei il suo panno di nozze che starà nella sua casa. Così dice la legge del fisso. Vi metto qua, forse da qua vi vedete tutti. Però siete tanti, se mi siedo nella sedia non mi preoccupo. Questo devo trasferirlo, non può essere mio. Se no domani trovano questo fuso e dicono come diavolo si usava e cominciano a fare tutte le deduzioni. Invece se io lo trasferisco a altre 50 donne, già bisogna fare la deduzione. C'è bisogno di fare la transizione. Io non sono un artigiano e non sono un artigiano. Sono un maestu devanni. Sono un maestro di panno. Quindi tesso prima l'intreccio del vivere e poi muovo il telaio. Adesso ti puoi a casa,
e sai scarpa di scollato. Promessa alla dottoressa Gamma che prima o poi faccio una mia personale nella sua stazione di servizio, adesso vediamo, appena sono libera. Vero? Certamente. In quale stazione di servizio? In tutte quelle che vi siete programmate, tutte quante. Ma un lavoro mio e l'altro. Io ci vedo anche senza gli occhiali, eh? Lei con la faccia angelica che mi telefona e dice: ma lei che verrebbe a Sant'Orso? Sì, ho capito. Adesso lo facciamo diventare magico, che non è magico, è troppo rigido, non si può tirare, l'abbiamo solo filato. Allora insegno alle donne una cosa. Solitamente, quando ho comprato un limone, vi dura meno di una settimana in frigo. E che voi il limone lo tagliate col coltello e il limone si rovina e dopo un po' si marcisce. Invece il limone si taglia con le unghie e siccome ci serve il succo e niente altro, si fa così. Il fuso non serve solo per filare, serve anche per usare le cucine. Oh. E dal limone solo il succo. Senza semi. Poi si rimette il tappo e si mette in frigo, durerà 25 giorni. E adesso lo facciamo diventare magico. Erboristica pittoria per fare i colori. Sono tutte registrate nel mio cervello, a memoria. Io la televisione ce l'ho spenta, perché emana raggi che fanno male al cervello. È meglio lasciarla spenta. Vedete? Vedere l'unico strumento con la corda in visto che suona.
beni artistici di Sardegna, naturalmente è stata la mia donazione, e lì c'è un liuto monocordo con la corda in misto che suona. Il liuto l'ha costruito il maestro Raggiandi, che è naturalmente un liutaio, e io ho costruito la corda che suona. È tratto da una tavola sumera di 4.000 anni avanti Cristo, dove la principessa sumera regala al re dei Fenici il liuto con la corda in misto che suona. Quindi il liuto è una cosa antica, il viso anche. Allora, ho visto che c'è una bambina nella sala. Questa bambina mi deve dire se vuole o no il suo filo. Come si chiama questa bellissima principessa? Se non lo vuole, non bisogna insistere. C'era anche... Se non lo vuole non bisogna insistere, lei deve portarlo via se lo vuole. C'era qui un bambino prima, l'ho visto circolare. È andato via? E allora una donna giovane lo porterà via. Vieni da zia, vieni, e saluto questa città, vieni, fila il mio anello, chiudi i quattro venti, chiudili, tutti e quattro, angelo mio, guarderò e mandato il suo redentore, cosa pensa nella mia, con mi vengo in pagia, le vie, le notti, vizza da sole, dessa morti, vizza da sole, dei cerini, angelo dei rapini, voi sapantessi, voi sapantiai, acqua partimendai, il vento che era voglia, non ci va, perché si finisce, le donne ci sia. Benvenuta in terra di Sardegna, questo è tuo e questo è mio. Potrà riportare quel filo nell'isola di Sant'Antioco e verrà tessuto per lei il panno delle sue nozze che resterà nella sua casa. Questa è la legge del misso e i maestri la devono mantenere. Quindi deve conservare il filo, perché se io non fossi più e dopo di me è Maddalena, se lei mi sporta il filo, Maddalena capisce che io ho fatto la promessa e mantiene la mia promessa, diversamente le regala il suo figlio. E questa è l'opera più importante della mia collezione, 1996, io ricevo la Scodello d'oro per il tessuto. È la più alta onorificenza che una donna riceve in Sardegna per un'arte. Io l'ho ricevuta dopo Maria Carta per la musica. E ho pensato che però a ogni donna del mondo sarebbe piaciuta avere la medaglia d'oro della sua vita, ma non ve l'avrebbero data. Ve l'ho costruita io. Questa è la vostra medaglia d'oro per la vostra vita. Questo è il leone delle donne, che sotto la luce si illumina e diventa un leone d'oro. 1991, i giapponesi visitano una mia mostra a Portocervo dove il leone è esposto. Hanno offerto 2,5 miliardi per portarlo via. Ho risposto: mi dispiace, non avete la cifra, le donne non siamo in vendita, compratevi un'altra cosa. Non ho nessuna intenzione di togliere le opere dall'Italia, per nessuna cifra. I cinesi e i giapponesi si comprano quello che noi gli vendiamo, e se la smettiamo di venderglielo, loro la smettono di comprarlo.
piace a tutti gli archeologi che sono in sala. Il rosso porpora dei due. Finalmente io mi sono decisa a fare il rosso porpora, quindi adesso ce l'avete nella stanza. Sì. Allora, si fa passeggiare il murex sulla tavola di sale. Il sale si ossida in una luna. Viene poi messo in vasi di vetro e ricoperto di succo di melograno e sel di limone, perché questa mistura non permette la muffa e rende fisso il colore sul visso. Eccolo qua. Perché se non passa con la luce il viso non si vede, a 25 giorni di maestro, come vi vedi qua? Sì, ragazzi. Ecco, se lo mettiamo sotto la luce, vedete? Riuscite a vederlo? Lo so, ci vorrebbe un faro per illuminarlo, i pezzi adesso si vedono in luce, vedete? La luce si illumina e diventa oro, vedete? In luce si illumina e diventa oro, ma deve, certo, ma deve andare sotto la luce. Non c'è seta più colpita. Perché ci sono voluti anni di lavoro, passatevela e così toccate anche una seta in tutto il suo di riso. Allora, questo è un'altra mia opera che porta due broccati. Broccato di sotto nel costume dell'uomo di Sant'Antioco e nel bavero del cappotto. Sant'Antioco ha i sannorisi, quindi i signori, che portano il mantello col bavero di visso, e i dittaius, che portano il verde. Da noi, dal colore del costume, si riconosce la casta. A seconda del colore del costume sai a quale ceto appartieni e il tessitore non ti tesse il colore della casta che non ti appartiene. Cioè vuol dire che se una non appartenente alla casta delle signore fosse andata da mia nonna a chiedere di avere dorato luna e sole, è oro. E lamina d'oro filata e tessuta. Lo so, bisognava. Ma la vostra archeologa, che c'ha i jeans, mi fa fare anche queste cose, trasportare le opere dal museo a bagaglio a mano. Protette da me, sì, sì. Una bella scusa. Venite voi giù a vedervele. Con telaio o con l'ago? Quella col telaio è un telaio a chiodi. Da quel telaio a chiodi nascono poi i ferri. Nascono poi i ferri da maglia successivamente, no? È difficile vederlo in luce, bisognava mettere un faro. Provo così, ma
E chi vuole vederlo dopo magari si deve avvicinare qua, qua si vede loro, ma è difficile, ci vuole una luce che lo attraversi, perché diversamente è difficile vederli loro. Allora, domande, prego. Ci sono altre parti del mondo in cui viene? No, no. National Geographic nel dicembre 2003 fa un'indagine in tutto il Mediterraneo, perché l'animale vive nel Mediterraneo, e scopre che io sono l'unico maestro al mondo, non c'è un altro maestro. Una grande responsabilità, perché io ho chiesto allo Stato italiano esattamente da 20 anni di avere la scuola, e da qui entra e da qui esce. Dica. Solo io. L'animale cresce anche in altri punti? Cresce, nasce in tutto il Mediterraneo fino al 1948 nella città di Taranto, vive Ricca del Bene, l'ultimo maestro di visso di Taranto. Ma Rita pensa di saltare la maledizione in Apocalisse e vende 3500 chili di seta alle setterie Sale di Como per fare filo da vendere. Si inceppano le macchine, la fabbrica chiude e lei muore appena arriva a Taranto. Apocalisse 34-39, maledetta te Babele, non venderai il mio oro a mercanti. Farò nascere un amastro se non di tempo che lo tenga vivo. Io sono l'alfa e l'omega. Punto. Siccome a me di andare a vedere se è vero o non è vero, me ne frega. Io voglio campare fino, come mia nonna, fino almeno a 104 anni. Chiara, posso farti una domanda? Sì. In realtà tu mi hai già risposto ieri sera, però vorrei che lo spiegassi anche a loro. Esiste un malinteso tra un tipo di visso ed un altro materiale che spesso viene chiamato bisso ma non è bisso? Bella questa domanda. Vorrei che tu lo spiegassi anche a loro. Esiste una confusione merceologica data dal fatto che nel 1624 Antonio Bisso, della famiglia Bisso, siracusiano, crea il telaio che fa la garza di lino, che serve alle donne siracusiane per fare un 500. Poi lui cede il brevetto agli svizzeri, e quando gli svizzeri stampano la prima tela, invece che scrivere lino di Bisso, scrivono Bisso di lino, e così creano la confusione merceologica. E le nostre nonne e bisnonne, per identificare il corredo di una donna ricca, dicevano alle camicie di Bisso, alle lenzuola di Bisso, ma è garza di lino. Ho corretto io l'errore merceologico alla facoltà di merceologia della Sapienza di Roma. Quando la dottoressa Vassallo Paleologo mi ha chiesto il pezzo per l'università, la facoltà di merceologia, aspettandosi un pezzo di lino, quando ha visto il bisso mi ha detto: ma allora quello che chiamiamo bisso che cosa è? Garza di lino. Il bisso è solo questo. Peraltro, per anni nella Bibbia si è fatta una confusione, perché si è tradotto come lino. Invece, se prendete l'integrale scritto in aramaico e non in ebraico, è scritto molto chiaro, perché quando descrive l'efod del sacerdote Aronne, lo vuole in bisso, ritorto, sbiondato in succo di cedro, ricamato a vari ricami tessuti, quindi con le unghie sul telaio, come avete visto nella fotografia del filmato. Quando parla delle mutande di Aronne, dice che le vuole in lino candido che venga da pianta giovane, quindi fa molto bene il distinguo, quindi non era possibile fare confusione.
solo che in quel periodo la Chiesa Cattolica aveva deciso di acquistare la seta dalla Cina ed era meglio oscurare la seta marina. Ecco perché si crea e si favorisce la confusione merceologica. Poi è arrivata questa monella e le l'ha disfatto tutta la trama. E anche l'orbita, già che c'era, ha tirato anche il film dell'orbita. Domande? Quando dai il cuscino, no, la ragazza che deve curare, la tradizione deve passarlo alla figlia, cioè alla generazione? Beh, dal maestro viene donato perché lo tramandi, poi non possiamo essere responsabili di quello che faranno gli altri, come quando vi chiedono, ma se lei insegna quello che conosce a qualcuno e poi qualcuno lo vende, non lo vuoi dire, come fa? Come faccio? Gli rispondo come ho risposto a un bambino di una scuola, un bambino, insomma, 16 anni, viene a trovarmi un liceo e questo ragazzo dice, ma maestro, se non mettono niente nella tua cassetta, tu come fai? E io ho risposto, quale niente? Il suo o il mio? Perché io rispondo del mio niente. Amore di zia, quando tutti decidono che questa stanza non serve, zia la chiude. Tutti continuano a comprare il telefonino, zia chiude la stanza. Tesoro, non ero d'accordo. Prego. Ci sono ancora conchiglie, ci sarebbero conchiglie ancora in quantità abbastanza? Allora, io taglio il bisso sott'acqua, non pesco la conchiglia. Quindi, Sant'Antioco e il suo arcipelago hanno 8 banchi da 170.000 esemplari a banco. Noi, per legge, dovremmo essere sotto la tutela UNESCO. Nella mia isola non si dovrebbe toccare neanche una pietrolina. Chiaro? Siccome ci sono gli interessi della gente in capitaneria, qualche volta mangia anche qualche aragosta che gli arriva, non ci accorgiamo che passa lo strascico. C'è qualcuno che ha gli occhiali sporchi, diceva mia nonna, e non ci vede bene. In effetti abbiamo dei banchi meravigliosi, dovrebbe essere dichiarato il parco marino più importante dell'Europa, anche perché è l'unico posto dove la pinna nobile si riproduce in maniera allucinante e dovrebbe essere vincolato e impedito il transito dello strascico. Ma è una battaglia che faccio da 30 anni, mi sono pure stufata di farlo. Raccoglieranno quello che hanno seminato. Possono essere anche uomini, l'importante è che facciano il giuramento che prevede la preghiera all'alba, la preghiera al tramonto, una vita molto semplice, proprio a zero, e naturalmente un maestro di bisso deve vivere di offerta, non può neanche chiedere. Se chiede, poi c'è tutta una penitenza, c'è tutto un rito, deve poi fare delle cose. Ecco perché io ho la difficoltà, perché purtroppo invece le amministrazioni pubbliche o i musei hanno proprio una caratteristica, diciamo, diversa, e quindi mi mettono in difficoltà, mi mettono in molta difficoltà, perché io non posso assolutamente accedere a quelle che sono le loro leggi, o comunque devo farlo, se lo faccio perché rispetto la loro legge, comunque non sto rispettando la mia, e poi devo digiunare per 2 settimane e pregare non solo mattina e pomeriggio, ma anche in mezzo alla giornata. E questo loro non lo sanno, ma è così, ecco perché spesso a volte io dico di no. Mia nonna non solo mi ha chiesto, mia nonna mi ha detto, pensaci bene, perché la tua vita non sarà più tua, sarà del mondo. E io ci ho pensato molto bene e ho pensato che era bello regalare la propria vita al mondo.
invece che fare una vita inutile. Il patrimonio dell'umanità. Sì, sì, c'è una pratica UNESCO che è cominciata nell'anno 2000, dove si richiede il decreto di bene dell'umanità per la mia persona, che il comune di Sant'Antioco fa fatica a mettere a posto, si vede che hanno molto da fare, sono impegnati, non ce la fanno a firmare un documento di 14 anni, però prima o poi magari quando sarò morta lo firmeranno. Peccato che io ho già scritto il mio testamento, e se loro non si sbrigheranno a fare le pratiche che servono, le mie tele andranno tutte assieme a quella di mia nonna al museo di Basilea in Svizzera. E l'Italia deve imparare a tutelare le maestre delle opere e non sperare che i maestri poi abbiano pazienza, perché non è così. I maestri hanno pazienza fino a un certo punto, poi siccome tutelano un bene, lo affidano a chi sanno lo tutelerà, perché questi magari si vendono i miei pezzi in America, e dipende. Comunque, io ho portato, e non può che tenerlo se non il sindaco di Sant'Orso, che dovrebbe essere qua, è in mezzo a noi ancora. Avevamo una vista urgente. E allora abbiamo un assessore. Prego, venga. E io ho anche dei doveri ufficiali, poi lei magari lo darà al museo, ma comunque io devo consegnarle il testo che il mio sindaco e il mio assessore alla cultura hanno mandato. Ecco, questo è il testo dello studio di Sant'Antioco per gli annali del 2011, compresa l'ultima tomba trovata a Sant'Antioco. Noi abbiamo un Tophet enorme e troviamo tombe tutti i giorni, vedete? Nell'ultima tomba è stato trovato, loro hanno scritto capelli, peccato che non sono capelli, questo è del Bisso, ma loro non lo sanno. Eccolo, sì. Non hanno ancora capito che il Bisso ha la stessa costruzione del capello, quindi è confondibile. Ecco, vedete, la mia città è ricca praticamente anche di reperti antichissimi, vedete? Questi sono gli ultimi vasi ritrovati, e quindi poi questo resterà, dottoressa, gradisco che poi rimanga al museo di Sant'Orso, perché i cittadini che vorranno poi, diciamo, averlo in prestito, ecco, è timbrato dal nostro ufficio cultura, lo riceva, eh? Sapranno che esistete, che siete una bella città, che se io vi ho visitato vale la pena di visitarvi, e chiederò a Roberto Olla, già detta alla dottoressa, che Roberto Olla vi farà visita e così racconterete la storia di Sant'Orso e andrà in onda in Rai 1 a Rai 1 Storie, perché vale la pena veramente di raccontare in Rai la vostra storia, delle vostre lane, delle vostre tessiture, del vostro mondo, che mi pare giusto far conoscere a tutta l'Italia.
perché è un bel paese, vale la pena di presentarlo. Grazie. Ho preso il cielo, ho tessuto la terra. Andate a vedere cosa questa donna vi ha regalato nel museo di Sant'Orso. Andate a vedere la sua installazione. Ha preso il cielo e ha tessuto la terra. E l'ho fatto in silenzio, come tutti i tessitori. Vi ha tessuto un pezzo della sua vita e l'ho messo nel vostro museo. Andate a vedere cosa questa donna vi ha regalato del suo tempo, della sua anima e del suo tessere. E qui in sala. Prego. Posso ricevere il regalo e poi non parlarne. Quando mi si regalano i testi oppure io ne parlo. Questa è la donna che ha preso il cielo e ha tessuto la terra in Sant'Orso al museo. Andate a vedere cosa questa donna ha tessuto di anima nel vostro museo. Andate ogni tanto a vedere cosa quella monella combina nel vostro museo e cosa organizza e cosa intriga con quell'altra monella e tutte le altre monelle assieme. Anche con lei, eh? Sì, sì, anche con lei. Sì, sì, è un... sì, sì, l'ho capito che è un cerchio di streghe, non è che non l'ho capito. Signora, la signora mi ha spiegare perché il concerto. Io le ho dato la voce e sì, adesso sì. È lei che parla. Il titolo fa riferimento a un racconto mitologico, al racconto mitologico di questa dea egiziana e di come crea il mondo prendendo il cielo, spendendo il suo telaio e tessendo la terra. Quindi è un titolo che... abbiamo deciso assieme ad Anna perché insomma è stato un percorso che ho fatto anche assieme alle persone che lavorano nel vostro museo. Io prima di fare l'installazione sono stata a Sant'Orso circa un anno insomma, e sono rimasta catturata dalle cose che avete dentro al museo, mi sono rimaste dentro e sono diventate il motivo della questi oggetti hanno ispirato tutto ciò che poi ho esposto. Come? Anna Maria. E quindi la mitologia in questo caso si è intrecciata ai reperti tessili che sono legati alla tessitura che sono presenti al museo. Comunque visitate il museo perché è presente il suo catalogo, quindi lo potete avere e avere un'idea di che cosa stiamo facendo nei musei. Stiamo unendo il sapere al saper fare perché la gente trovi il museo più vivo e quindi possa conoscere anche il patrimonio gestuale di chi lo veste, perché spesso i maestri stanno nascosti e non abbiamo un'idea di quanti maestri ci siano in giro. Anna Maria
è una persona che non ama molto essere in vista, ogni tanto si mette anche un po' in disparte, io non sono d'accordo perché è molto brava, fa delle cose molto belle e sarebbe giusto che avesse la sua scuola che potesse trasferire quello che conosce e quello che sa trasferire, specialmente con i bambini. Chiedo agli insegnanti, se ce ne sono in sala, di chiedere ad Anna, attraverso il museo, così, di fare un viaggetto a scuola, no? Perché i nostri figli conoscano anche i risvolti. Museo archeologico dell'Alto Vicentino, comune di Sant'Orso. Anche questo, un pezzo meraviglioso, vedete, dove ci sono i vostri ritrovamenti e la vostra storia. Lo porterò con me, starà nella mia stanza il pubblico naturalmente. Tutti i miei viaggi hanno i libri aperti sul mio tavolo e quindi dal mio tavolo poi la gente parte, viaggia e va a vedere quello che io ho visto. Si chiama trasferimento del patrimonio. Io sono una zia Monella che quando rientra appoggia i libri lì, così qualcuno li legge e si fa una cultura, perché stanno guardando tutti il Grande Fratello. No, tutti, non tutti. No, una parte. La cosa peggiore è che ci sono sessantenni che guardano il Grande Fratello. È vero. E pazienza ai ventenni, ma i sessantenni sono un po' discutibili in tal senso. Potremmo farne a meno di guardare certe scemenze, anche perché le paghiamo noi un pacco di soldi. Che è un libro che parla di te? Allora, un libro che parla di me sta uscendo in ebook web, sarà stampabile, ognuno se lo può stampare a casa sua, e massimo, ho imposto alla casa editrice, massimo dovrà toccare il costo di 20 euro. E la mia monografia artistica, ci sono 194 fotografati, e naturalmente tutte le mie opere, tutta la mia carriera, tutto quanto mi riguarda da quando sono nata. Le preghiere e le poesie ci sono. Anche le preghiere, anche le poesie, anche il giuramento. Internet, si trova in internet. Sì. Allora, adesso io non so se ho portato abbastanza biglietti miei. Comincio da qua, è così. Ce l'avete? Anche responsabilità lei signora, deve soprattutto deve vivere tanti anni. Cominciate a pregare che così vivo a lui. Un bracciale e costruirò lo scarabeo tessuto senza avere il telaio. Lo farò con una garza naturalmente grossa, perché non mi potevo portare qua tutto il laboratorio. Se andate nel mio sito mi vedete farlo nelle varie sezioni, potete cliccare, ci sono le sezioni, vedete cosa tutto fatto come manifestazioni, cosa faccio nella mia stanza e cosa solitamente faccio nel mondo. Allora, vediamo come si costruisce senza un telaio, un tessuto. Usiamo una garza e facciamo una collana. Venite pure qui avanti se non riuscite a vedere. Che lo so, chi ama la tessitura deve spostarsi, perché io posso anche cercare di farlo qui davanti, ma allora, 1, 2, 3, un gomito.
Questo è un telaio. Questo, dentro questo, questo chiude. Venga che vi dà una mano. Venga, venga. Tu? Tu la signora, uno. Adesso un po' più in qua, questo buccio vedo più. Ferma e tira, grazie. Costruisco lo scarabeo. Allora, sotto, sopra, sotto, sopra, via. Sotto, sopra, sotto, sopra, via. Uno, due, tre, quattro. Oh. 5, 6, 7, 8, come una danza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Vedete? Abbiamo tessuto senza il telaio. Adesso io faccio lo scarabeo, quindi creo la testa dello scarabeo. Quindi chiudo la trama e armo i nodi. 1 e 2, via. 3 e 4, via. 5, 6. Sette, otto. E adesso faccio le antenne. E questa è la prima parte della costruzione. Adesso facciamo la seconda parte. Mi serve però la sedia. Perché io ci ho ricavato tutta la vita il cinema della domenica e
perché adesso mi serve di fare le corde in modo che la collana possa vestire. Uno, due, okay. Tre, quattro, una forte manualità con sicurezza lei. Allora, quando si va da un maestro si deve perdere il vizio di volervi camminare a fianco, perché il maestro quando tu cammini a fianco chiude tutte le porte e tu non impari niente, devi andare nella sua stanza e rubargli quello che conosce, per fare questo bisogna camminargli appresso. Mia nonna mi porta con sé per la sua medaglia d'oro a Firenze. Io avevo 19 anni. Quando l'hanno chiamata a riceverla mi ha detto: vieni con me. E io le ho camminato a fianco. Mi ha spostato di un metro e mi ha detto: camminami appresso, non me ne sono ancora andata. Non hai ancora in mano quello che vuoi. Fino ad allora non camminare pari a me, perché non sta bene. I giovani non è che non riescono a portare via i nostri patrimoni, è che hanno fretta. Nella mia stanza c'è un biglietto all'ingresso: la fretta non abita qui. Se facevo 35 corde andavo al cinema, perché i pescatori mi regalavano le 50 lire che mi servivano per il biglietto. Quindi ho imparato benissimo a fare le corde. Poi ci vuole qualcuno che ha il vestito nero per portare questa. Perché col vestito bianco sparisce un po'. Chi c'ha la tosse può usare l'Elecrisium Metallicum. Ne avete una montagna. Imparate a utilizzarlo. È un antibiotico naturale che toglie la tosse. Si chiama Elecrisium Italicum. È l'erba più potente della catena erboristica per curare la tosse. Ci vorrebbe da benare anche. Possiamo sognare. Sì, come un
un pane ricamato per la festa. A lei va bene. Questo è il modo di tessere più antico. Nella mia isola è chiamato a cintrone, cioè con la cintura e le mani. Naturalmente si tessono così, noi tessiamo così, io ho tessuto così le culle delle mie figlie. Quindi con una canna si stendono i fili della palma, che prima si sono fatti i cordini, e poi con le mani si intesse dentro e fuori e viene una culla. Avete visto che viene retta da due persone, no? Adesso io ho tagliato il laccio per fare in fretta, ma si può sfilare e si può pendere a due alberi, così la culla rimane sospesa. E naturalmente si fa il materasso di erba di elicriso quando si hanno i bambini piccoli, perché le zanzare non si avvicinano e hanno paura, terrore dell'elicriso, per cui i bambini non vengono punti. Buona vita. Allora, ho fatto visita alla vostra città, ho soddisfatto le vostre curiosità. Mi è piaciuto di esserci e di filare e tessere per voi. Lo farò in una maniera più perfetta, in una tela che sarà poi di vostra proprietà, di proprietà della vostra città, quindi dei vostri figli, nei giorni e negli anni a venire, quando i bambini di Sant'Orso mi faranno pervenire il disegno che vogliono io ricami per loro sulla tela. In quell'occasione spero di poter tornare a farvi visita, per di persona regalarvi la tela. Però fatemi un regalo, regalate ai vostri nipoti quello che conoscete. Non pensate sia inutile, la vostra vita precedente è ricchissima di dati e di note che i vostri figli servono per continuare la storia. Non pensate mai che tutto quello che avete fatto sia inutile o di poco valore. Non è vero. Ci sono donne venete che hanno segreti di cucina che dovrebbero scrivere. Abigessa Rinna è scritta. A prendere la penna e a scrivere. A insegnare alle vostre figlie tutto. I piatti che conoscete, io lo so perché mia nonna veniva spesso in Veneto, quindi lo so. E i nonni e i babbi, i formaggi che sanno fare e le grappe che sanno fare, le devono dare ai nipoti e ai figli, non se le devono tenere per loro. Quindi mi piacerà di incaricare la dottoressa di andare a fare un'indagine. E quando torno in regalo vorrei il libro scritto dai papà e dai nonni di Sant'Orso, di nonni. Va bene? La tela in cambio dei segreti delle nonne di cucina. Eh?
Va bene, allora vi saluto, è stato un piacere.